In piazza Schumann a Cepagatti, Miss Adriatico vince Giorgia Martinelli con il sindaco, presidente di giuria Gino Cantò. Facciamo il bilancio. Che serata è stata? È stata una serata stupenda, direi magnifica, veramente tante ragazze belle e la piazza di Cepagatti meritava questa bella manifestazione. Sicuramente io auguro a tutte le ragazze un successo e un avvenire bello. Ecco, grazie a tutti. Un'estate ricca di momenti importanti, sindaco, il 7 agosto ricorderete anche un grande personaggio come Valerio Basilavecchia, comunque avete allestito un cartellone di manifestazioni davvero per tutti i gusti. Sì, ci teniamo il 7 agosto, San Donato, Valerio ha organizzato quella festa per 40 anni e quest'anno lo onoreremo con una serata magnifica con il Festival delle Melodie. Sicuramente Paolo porterà tantissimi artisti, ospiti e ci auguriamo che venga tanta gente. Una serata speciale per Giorgia Martinelli, dice Pagatti, vincere davanti alla propria gente è davvero motivo di grande soddisfazione. Una grandissima emozione, non mi aspettavo assolutamente la vittoria. La cosa più bella è stata vedere la mia gente applaudire e ne era davvero tantissime di persone. Ecco, per conoscere ancora meglio Giorgia Martinelli, che ragazza è? Pregi e difetti? Io sono una studentessa, mi ritengo una persona solare, divertente, molto empatica con le persone. Forse un piccolo difetto è che sono un pochino permalosa. Nel camerino di Miss Adriatico che aria si respira? Si respira un'aria di felicità. Io la definisco proprio felicità perché le ragazze nuove si sono ambientate molto bene. Questo successo, questo primo posto, a chi lo dedichi? Lo dedico ai miei genitori e al mio ragazzo e soprattutto vorrei ringraziare te Paolo che credi sempre in me.